Buongiorno ragazzi, siamo a Edimburgo. Buongiorno amici del cuore, benvenuti a questa prima avventura dell'anno. Quest'oggi per la prima volta partiamo per la Scozia. Andiamo! Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova avventura, siamo con Filippo. Ciao! Finalmente da marzo che non veniva via con me. Quest'oggi ci siamo addormentati, ci siamo svegliati nel magico mondo di Harry Potter. Siamo a Edimburgo per la prima volta in Scozia. Per me Filippo invece c'era stato quando era più piccolo con la scuola. Quest'oggi abbiamo dormito in questo ostello, pagato 20 euro a notte, super carino. E quindi iniziamo questa nostra nuova avventura, adesso cerchiamo la colazione. Già dai primi momenti rimango affascinato dall'architettura così unica della città. Dopo esserci recuperati una buona colazione da Starbucks, continuiamo il nostro giro. La città è davvero ricca di storia e cultura, e il suo centro storico è davvero unico. Ci imbattiamo subito nella Royal Mile, la strada principale. Adesso stiamo percorrendo Victoria Street, si dice che da qui J.K. Rowling ha preso spunto per Diagon Alley. Infatti qua vicino dovrebbe esserci anche The Elephant House, che è dove J.K. Rowling ha scritto per l'appunto i primi capitoli di Harry Potter. La città trasuda Harry Potter da tutti i pori. Ci sono innumerevoli negozi a tema. Ecco, se anche voi siete dei super fan di Harry Potter come me, non potrete non amare questo posto. Che figata! Sembra proprio di stare dentro a uno di quegli edifici di Diagon Alley. Maghetto a parte, continuiamo il nostro giro verso il castello di Edimburgo. Adesso a fine viaggio ci troverete con il kilt e lo sporran. La prima musa. Io il kilt già ce l'ho, adesso manca lo sporran, i calzettoni. Poi è uno scozzese doc. La Scozia è autentica sotto ogni punto di vista, perfino nel suo abbigliamento. Prima o poi lo recupero un bel kilt, sì. Mi ci vedete disperso nelle lande scozzesi? Ma ora andiamo all'interno del castello, costato 22 euro più o meno. Il simbolo per eccellenza della Scozia sorge su Castle Rock, un'importante formazione vulcanica che domina il panorama della città. Il castello ha una storia che risale a oltre 1000 anni fa. All'interno delle sue mura ci sono molteplici cose da visitare, partendo dalle prigioni fino ad arrivare ai gioielli della corona. E comunque sono delle stanze spesso migliori dei tanti ostelli in cui sono stato. Il bagno sopra me. Qui alle mie spalle si vede tutta la vista sulla città nuova e il fiordo. Veramente bellissimo. Però un po' un paesaggio tipo Islanda o comunque i paesi nordici. Alla fine è comunque un paese nordico. Però non è tanto bello. Oltre alle sue antiche mura e agli edifici storici, il castello di Edimburgo è sede anche di vari musei e mostre, come quello che ospita i gioielli della corona e la pietra del destino, un'antica roccia che veniva utilizzata per incoronare i re di Scozia. È stata tenuta in Inghilterra per oltre 700 anni, fu poi riconsegnata al paese a metà del Novecento. Il castello è anche coinvolto in diverse leggende e storie di fantasmi, il quale aggiunge al tutto un look ancora più spettrale. Ma ora andiamo ad assistere allo sparo del cannone, lo One O'Clock Gun. Una tradizione quotidiana in cui viene sparato un colpo di cannone a luna dal castello. Adesso stiamo aspettando tutti luna che c'è lo scoppio del cannone. Il cannone serve e serviva per aggiornare tutti gli orologi della città. Ora che abbiamo visitato il castello di Edimburgo in lungo e in largo, andiamo a mangiarci qualcosa. Vorrei straprovare l'haggis e adesso vediamo se riesco a trovare un posto eccellente in cui mangiarlo. E credo non ci sia cosa più bella di perdersi tra le variopinte vetrine della Royal Mile. Andiamo! La vera Elephant House, che è il bar in cui ha scritto Harry Potter J.K. Rowling, era qua. Solo che nel 2021 c'è stato un incendio e quindi l'hanno spostata a Victoria Street, che è la via che ricorda Diagon Alley. Niente, adesso andiamo a mangiare con fame. Adesso ho voluto proprio provare la cosa più tipica della Scozia, che è l'haggis, che non so esattamente cosa ci sia dentro, però non voglio saperlo e lo scoprirò dopo averlo mangiato. Però tutti dicono che è buono, quindi proviamo. Tipo ha preso tutto anche questo. Non l'avevo mai provato, quindi bisogna provarlo quando sei in UK. Pranzetto davvero molto buono. L'haggis sarà delizioso. Alla fine l'haggis sono tipo interiore di pecora, come i polmoni, i rognoni, il stomaco, tutte quelle cose lì. Tanto che se me lo davano magari senza le verdure e quelle robe lì, mi avrebbe fatto molta più impressione. Però cucinato così e servito così era molto buono. Un'altra storia davvero affascinante di Edimburgo è quella del cane Bobby. Adesso ve la racconto. Adesso per sgrassare un attimo il pranzo, perché non farsi un giretto nel cimitero? Ma bellissimo. Comunque c'è la tomba del cane di Bobby.
e anche c'è quella di Tom Riddle, che adesso vi porto a vedere. Raffreddissimo. Secondo la leggenda, il cane ha dimostrato una fedeltà straordinaria al suo padrone, John Gray. Si dice che Bobby abbia trascorso gli ultimi 14 anni della sua vita vicino alla tomba del suo padrone, nel cimitero di Greyfriars. La storia di questo cane è un toccante esempio di dedizione e affetto tra un animale e il suo padrone. È proprio un posto super inquietante, sembra un sacco il cimitero di Harry Potter e il Calice di Fuoco, dove riportano in vita Lord Voldemort. E abbiamo visto anche la tomba di Thomas Riddle. Comunque, se volete portare la tipa qui ad Edimburgo, assolutamente in cimitero. Tornando in centro, ci imbattiamo nella cattedrale di St. Giles. La chiesa risale al XII secolo. La cattedrale ha avuto un ruolo significativo nella riforma scozzese del XVI secolo ed è nota per il suo interno affascinante, con la Trish Chapel, dedicata all'Ordine del Cardo. È davvero un posto bellissimo. E ora scendiamo, continuando per la Royal Miles. Adesso siamo andati in Parlamento solo per andare in bagno, che almeno è gratuito quando si vuole risparmiare. Sì, comunque, se volete fare una visita al Parlamento si può fare, noi non penso la faremo, dobbiamo andare a fare la pipì. La seconda attrazione più importante della città è il Palazzo di Holyrood, la residenza ufficiale della regina di Scozia. Purtroppo non l'abbiamo visitata, ma è una struttura dall'architettura unica. Adesso abbiamo lasciato la città vecchia e stiamo procedendo verso la parte nuova, che dobbiamo recuperarci un po' di cose e facciamo un giretto anche qua. In questa zona nuova, oltre ai negozi, possiamo ammirare lo Scott Monument, un monumento situato in onore dello scrittore scozzese Sir Walter Scott. Comunque è assurdo come siamo finiti a caso in un negozio di CD nel divano da 10 minuti. Però sta da dire. Raga, ho fatto acquisti, visto che uno dei prossimi viaggi sarà in un posto molto molto freddo, ho preso il cappello adeguato, si spera. Molto fashion, mi piace, sono contento, è tempo che lo volevo, l'ho trovato in offerta da premio anche a 3 euro. Di sera la città risplende di tutta un'altra armonia, con le sue viette strette e gotiche, vi dirò che forse è ancora più bella. Ma che bello, è il mio sogno di trovarmi a bere birra a Edimburgo guardando il biliardo. Siamo finiti a mangiare tipo da un kebab bar, ma bisogna risparmiare. Abbiamo appena mangiato, adesso andiamo nel pub più famoso della city. Comunque è bellissimo perché ha piovuto un po', quindi ci sono tutti i riflessi delle luci e fa un effetto super carino. Non è che ci fossimo dati all'alcol, ma la Scozia è davvero famosa anche per i suoi pub e per il whisky. Amo trovarmi in queste situazioni da local, cioè, boh, veramente una figata. Sono quelle cose che ti fanno pensare, wow, quanto è bello viaggiare, quanto è bello immergersi in una cultura diversa e vivere queste cose. Ed è veramente bellissimo. Continuando nella nostra serata alcolica, siamo stati in diversi pub. La capitale scozzese è perfetta se si vuole vivere anche un po' di nightlife. Siamo stati nel pub di Frankenstein, una figata assurda. E abbiamo assistito infine ad un concerto rock psichedelico pieno di scozzesi ubriachi. Bellissimo. E amici del cuore, la nostra serata a pub finisce qui, è stata una figata. Abbiamo fatto tantissimi pub, è stato stupendo. E quindi ci vediamo domani mattina con... Domani mattina. Buonanotte. Buongiorno amici avventurieri, seconda giornata qui ad Edimburgo. Stiamo facendo colazione. Quest'oggi è tutto un po' bagnato, penso abbia piovuto. Infatti anche ieri sera pioveva. Però vi dirò che fa una bella atmosfera. Ciao. La seconda giornata parte all'avventura per la città nuova, verso zone meno battute dai turisti. Dopo qualche chilometro di camminata arriviamo a Stockbridge, un quartiere noto per il suo carattere pittoresco e la vivace atmosfera. Ospita numerosi negozi indipendenti, caffè, ristoranti e mercatini. Oggi un po' di relax nel giardino botanico reale, che in realtà dobbiamo ancora arrivare adesso. Siamo qui dinanzi a questo rigoglioso parchetto e laghetto. Sta veramente da Dio. Abbiamo conosciuto degli italiani che abitano qui da 8 anni. Prima o poi ritornerò con la serie degli italiani all'estero. Quella mattinata avevamo proprio voglia di chilling tra parchi. Entriamo quindi nel giardino botanico. Questo è stato fondato nel 1670 e offre una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo. È un posto perfetto per trascorrere un'oretta di relax. Adesso stiamo proseguendo verso il Dean Village e qui alle nostre spalle c'è il Dean Bridge. Abbiamo fatto una bellissima passeggiata in mezzo al fiumiciattoli, proprio una mattinata rilassante.
La meta di quella mattina era proprio il Dean Village, un affascinante quartiere situato lungo il fiume Water of Leith. Questa zona storica era in passato un centro industriale con i mulini e industrie tessili, ma oggi è famosa per le sue case pittoresche e l'atmosfera tranquilla. Edimburgo è una figata, camminando a caso trovi cose spettacolari, come questa chiesa gotica, wow. Ma torniamo verso il centro. Adesso da veri local andiamo a mangiare da Taco Bell. Perché Taco Bell non c'è mai in Italia, però quando si trova un po' in giro per l'Europa ci si va molto volentieri. Filippo poi piace tanto. Adesso, visto che è iniziato a piovere, ci facciamo un giro alla National Gallery of Scotland. E visto che è gratuito, così facciamo siamo un po' il caldo e ci vediamo anche qualcosa di figo. La Galleria Nazionale è uno dei principali musei d'arte di Edimburgo. Ospita una vasta collezione di opere d'arte europee che spaziano dal Rinascimento fino al XIX secolo. Tra gli artisti rappresentati ci sono Rembrandt, Vermeer, Turner e Van Gogh. Se avete tempo e vi piace l'arte, una visita merita sicuramente. Poi è anche gratuito, quindi. Adesso saliamo sopra la collina di Edimburgo, che è in Calton Hill, che in realtà è una delle ultime cose che ci manca da vedere. Che consigliavano tutti di venire a vedere il tramonto da qui, però, vista la pioggia e il tempaccio, non credo che si veda il tramonto. Ma ci proviamo. Dalla collina potete ammirare tutto lo skyline della città e vi lascerà davvero senza parole. Qui troviamo anche il Monumento Nazionale, che ricorda il Partenone di Atene. Questo è sicuramente uno dei posti più belli di Edimburgo. Comunque è bellissimo trovarsi in ostello a mangiare delle patatine di Natale che sanno da cannella e a bere birra del supermercato, cosa molto tipica. La sera usciamo in cerca di qualcosa da mangiare low cost e per fortuna lo troviamo e continuiamo la nostra serata a pub. Ci siamo divertiti molto. Amichetti, siamo proprio super sfigati, cioè sono state tutte giornate uggiose finché eravamo qui. Oggi che ci tocca partire è una giornata bellissima, se c'era azzurro ci sarebbe visto un tramonto sicuramente assurdo. Adesso ci facciamo qualche altra oretta qui nel centro di Edimburgo, ritorniamo un attimo nella vecchia città, prendiamo qualche souvenir e poi è ora di lasciare la città, il paese. Edimburgo mi ha davvero stregato. Per giorni mi è sembrato di vivere tra le pagine dei libri di J.K. Rowling. È sicuramente una delle città più affascinanti d'Europa. Ve la consiglio. Amici viaggiatori, questo video è finito qui, la nostra avventura in Scozia è finita, ci vediamo settimana prossima con un'altra bellissima avventura assieme. Ciao, ciao. Filippo, e ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace e supportare il mio progetto in giro per il mondo. Ciao ciao!